io sono Margherita e benvenuti nel mio canale. Questa sarà la seconda parte al video di mercoledì, semplicemente perché se avete visto quel video avrete visto che non ho avuto tempo e non c'era spazio in quel video per anche questa parte qua, ovvero se quella era la parte sulle serie che io ho iniziato ma non ho concluso, questa sarà la parte di tutte le serie che io ho, quindi che ho magari il primo libro, i primi due volumi, ma non ho ancora iniziato. Sono praticamente altrettante, prima erano 15, queste invece sono 11, quindi potete capire come sia allucinante la situazione e potrete anche capire il perché io abbia fatto questa cosa di non comprare libri. E ok, iniziamo subito. Ovviamente non tuttissimi questi libri li ho comprati io, molti mi sono stati regalati, ma fatto sta che io ce l'ho e è arrivato il momento di fare questo video, quindi iniziamo subito. E partiamo con questo, La caduta del sole di ferro di Michael Bussi. Questo praticamente è il libro 1 di N.E.O., Neo, non so, penso sia un acronimo di qualcosa. Io ho sentito tante opinioni contrastanti su questo libro, ma non so sinceramente perché. Vi leggo un attimo l'incipit. Una catastrofe ambientale ha spopolato il mondo. A Parigi gli unici sopravvissuti sono due gruppi di dodicenni, i ragazzi del TP e i ragazzi del castello. Una girandola di avventure tra le due bande di ragazzi che si incontrano e si scontrano in una Parigi totalmente alla loro mercé. Ma anche una riflessione sull'approccio all'ambiente con cui le ultimissime generazioni si dovranno confrontare. Sembra un libro molto interessante, praticamente penso che appunto riguardi le catastrofi ambientali, ma in generale il riscaldamento globale e tutto questo, che sinceramente non lo sapevo e mi comincia a interessare molto. Io spero che sarà un libro che tratti questa cosa nel modo giusto. Non ne sono sicura per tutte le recensioni, però comunque voglio dargli un'opportunità. Comunque la copertina è veramente bellissima. Questa è la prima serie, questo è il primo libro, quindi il primo volume, e io ho solamente questo. Non penso nemmeno che sia uscito l'altro. Poi passiamo invece a questo, Serpent and Dove di Shelby Morin. Questo è il primo di una trilogia. Praticamente abbiamo Serpent and Dove, Blood and Honey e Gods and Monsters, qualcosa del genere. So che i primi due volumi sono stati tradotti in italiano, mentre il terzo ancora no, penso che uscirà tra poco in America. Praticamente parla di questa strega e di un cacciatore di streghe che si uniscono, diciamo che sono costretti a stare insieme, non so per quale motivo. Molti italiani non lo hanno apprezzato, mentre molti booktuber stranieri, quindi americani, inglesi eccetera, lo hanno adorato. Quindi sarà che probabilmente è un genere che piace più agli altri paesi, magari non all'Italia, non lo so, però a me non dispiace. Questo mi è stato regalato da mia mamma a Natale di quest'anno, quindi sono già diversi mesi che ce l'ho e non l'ho ancora letto. Vedremo dove ci porterà il vento. Poi passiamo al prossimo libro che io ho comprato, e mamma mia, devo togliere questo sticker, vabbè, lo farò dopo. L'ho comprato con un'offerta di tre libri a 9,99 ed è Starcrossed di Josephine Angelini. Questo è il primo di una trilogia e dovrebbe essere una specie di retelling dei miti greci, quindi sapete che io adoro i miti greci, la mitologia greca l'adoro in tutti i modi, quindi sono molto curiosa di leggere questo libro. Adesso io ho il primo e ho anche il terzo volume, Goddess, che praticamente mi è stato gentilmente regalato da una ragazza dolcissima, Letizia, che ringrazio ancora. Ancora questo appunto non l'ho letto, è uno young adult, è scritto, cioè non lo so, è tipo scritto a tutta pagina e è strano, però penso che mi potrà piacere, speriamo. Poi abbiamo invece questo che mi è stato regalato dal mio ragazzo questo Natale, ovvero La città di Ottone di Chakraborty. Lo pronuncerò sicuramente male, ma non importa. Vi leggo quello che c'è scritto dietro. Medio Oriente, XVIII secolo. Un regno magico nascosto tra le sabbie del deserto. Il suo destino è indissolubilmente legato a quello di una giovane truffatrice dai miracolosi poteri. Questo, allo stesso modo della caduta del sole di ferro, non è stato molto apprezzato qui in Italia. Quindi non so sinceramente come sarà questo volume,
Però so che c'è una trilogia, quindi abbiamo La città di Ottone, Il regno di rame e poi ce n'è, c'è l'ultimo che sinceramente non mi ricordo come si chiama. I primi due volumi sono stati tradotti in italiano, mentre il terzo ancora no. Questo ha le pagine arancioni e non so, è bellissima, comunque una copertina meravigliosa. Sono curiosa perché tutti questi libri non hanno, alcuni non hanno avuto appunto tutta questa fama, ma sono comunque curiosa di dare la mia opinione. E questo appunto riguarda un romanzo che riguarda appunto il deserto e tutto. E come sapete io ho amato Rebel e quindi non so, magari potrebbe piacermi anche questo, essendo appunto un fantasy ispirato al deserto. Poi abbiamo questa meraviglia, ovvero From Blood and Ash di Jennifer Armentrout. Allora, questo è un romance, un fantasy romance per adulti, dicono che sia super steamy, super hot e non lo so, l'ho comprato diverso tempo fa, questo è in inglese, non c'è ancora in italiano credo e non so se uscirà. Comunque è una trilogia, per adesso io ho appunto solamente il primo. Parla praticamente di questa ragazza che è rinchiusa in una torre. Qualcosa del genere, è rinchiusa in qualche modo, però non è lento, dicono che non sia lento, quindi sono curiosa di leggerlo. È un bel malloppone, sono quasi 600 pagine, quindi è anche questo un bel malloppo, è in inglese quindi mi spaventa un po', però sono comunque curiosa, voglio leggerlo. A volte ci sono quei libri che vi ispirano tantissimo e ogni tanto ci vuole un po' di romance, di fantasy romance, quindi eccoci qua. Poi abbiamo invece questo libro che comprai poco prima di leggere la trilogia della Terra Spezzata della Jamisin e comprai questo appunto La Luna che Uccide, che è un'altra serie scritta dalla stessa autrice, quindi appunto da N.K. Jamisin. Questo sinceramente non l'ho sentito praticamente da nessuno, cioè è un libro che non ho di cui non ho sentito per niente parlare, però è della stessa autrice di una serie che io ho amato alla follia, quindi l'ho dovuto prendere perché devo leggerlo, voglio assolutamente leggerlo. Questo libro ha dato inizio alla serie Dreamblood. Non so praticamente quanti libri sia... praticamente io non so da quanti libri sia composta questa serie, ma penso che sia almeno una trilogia, non ne sono sicura. È un libro molto piccolo, mi piace però come è scritto, quindi aspetterò con ansia il momento di leggerlo. Mi ispira perché alla fine, dopo aver letto La Terra Spezzata, mi sono innamorata dello stile di scrittura della Jamisin. Magari anche qui c'è la seconda persona singolare, quindi sono emozionata. Qui ho dei capelli che mi stanno uscendo dalla coda, ovviamente, perché ho i capelli corti, ok. Continuando, abbiamo un altro libro con le pagine arancioni, sempre che mi è stato regalato per Natale, questa volta da mio padre, ed è Gideon la Nona. Lo so, sta per uscire il secondo in italiano e io ancora non l'ho iniziato. Lo so, sono pessima, però ormai mi dovreste conoscere, dovreste sapere che io prima di iniziare un libro famoso ci metto tantissimo perché ho tantissima paura di rimanere delusa. Qui ci sono state delle persone che lo hanno amato, altre persone che non l'hanno capito. Dicono che sia un libro difficile da capire, proprio letteralmente, che non si capisce niente di quello che succede. Vi leggo cosa c'è scritto, tipo: non ho mai letto niente del genere, della Schwab, l'autrice chiaramente pazza, una dissacrante d'aria spaziale, potente, croccante, appiccicoso, incrostato di sangue, inquieta e diverte in ugual misura. Quindi, per farvi capire, penso che sia un libro altamente particolare, altamente strano e forse un po' come me, quindi sarà una lettura molto interessante. Adesso passiamo invece a due libri della MAS. Il primo è La Corte di Rose e Spine. In questo caso io della serie di ACOTAR ho i primi 4 libri. In realtà i primi 3 volumi più il quarto, che in realtà è tipo il quinto, perché ho La Corte di Rose e Spine, La Corte di Nebbia e Furia, La Corte di Ali e Rovina e poi La Corte di Fiamme e Argento. Praticamente c'è anche un libro in mezzo che non so però se è stato tradotto in italiano, che sarebbe A Court of Frost and Starlight, ma non so se appunto è stato tradotto, penso che sia una serie di novelle. Comunque, da quello che ho capito, i primi 3 volumi sono riferiti ad un personaggio, mentre l'ultimo volume, quindi quello che è uscito da pochissimo, ovvero La Corte di Fiamme e Argento, diciamo che riguarda un altro personaggio. Non so chi, perché ovviamente non avendolo ancora letto non lo so. Dicono che il primo non sia niente di che, ma il secondo sia bellissimo. Quindi non vedo l'ora di leggere il primo solamente per leggere il secondo in questo momento. Arriverà il tuo momento, arriverà.
L'altro libro della Maas, penso che ormai lo saprete qual è. È La Casa di Terra e Sangue, ovvero della serie di Crescent City, anche se in realtà è come se questo fosse Crescent City, perché, cioè, è così scritto piccolo il titolo che è difficile. Comunque questo è un... fa parte, penso, di una trilogia, almeno credo. Il secondo libro ancora non è stato nemmeno annunciato, nemmeno in America, quindi uscirà probabilmente nel 2022 e passa. Quindi prima che arrivi in Italia ce ne sarà di tempo. Ancora non l'ho nemmeno iniziato, ma dico a tutti che sia travagliato, che sia molto commovente, che faccia piangere. Quindi sapete che io adoro i libri che fanno piangere. Quindi non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Sinceramente questo è stato molto più veloce il video. Comunque mi mancano semplicemente gli altri due volumi. Non so perché è stato così veloce. Meglio almeno ogni tanto montare un video più veloce è... va bene, mi va più che bene. Comunque l'altro libro invece è Nocturna di Maya Motain. Questo io l'ho comprato per la copertina, principalmente per la copertina, perché è veramente bellissima, è tipo lucida, con alcune parti in rilievo, alcune parti opache, è meraviglioso. Una ladra senza volto, un principe disperato e un potere oscuro pronto a divorare il mondo. Questo sinceramente io non ne ho sentito praticamente mai parlare qui su BookTube di questo libro, se non in alcuni video su TikTok dicendo che valeva la pena questo libro. Quindi sono molto curiosa di leggerlo, perché mi piace leggere libri che magari non sono tanto famosi, perché magari sono delle scoperte assurde che ti fanno amare il genere. E io in realtà pensavo che questo fosse un horror, pensate voi, e invece è un fantasy, quindi ok. Probabilmente ci sarà all'interno un po' di romance, perché se c'è un principe e una ladra c'è sicuramente romance di mezzo, perché sì. Bene, l'ultimo libro è la saga completa che mi è stata regalata lo scorso Natale dalla mia migliore amica, ed è Gregor, la saga di Susan Collins. Lei è l'autrice che ha scritto Hunger Games e io l'ho adorato, cioè Hunger Games per me è stato una scoperta incredibile, l'ho amato dalla prima all'ultima pagina, a parte Katniss, lei l'ho proprio odiata. Questo è un'altra serie fantasy che io ho sempre avvicinato alla serie middle grade, ma non lo so. Ecco, infatti, praticamente questo parla di Gregor, che è un bambino di 10 anni in una famiglia complicata, e poi Boots, una sorellina di 2 anni che parla come un piccolo alieno. Praticamente penso che sia tipo una specie di due mondi paralleli, perché abbiamo un sopramondo in cui abbiamo Gregor, 10 anni, eccetera, e un sottomondo in cui Gregor ha sempre 10 anni, ma qui è un guerriero, colui che, secondo un'antica profezia, salverà il mondo. E Boots è la principessa, adorata dagli scarafaggi giganti, quindi ok. Per compiere la profezia, Gregor dovrà affrontare ratti enormi, terribili ragni velenosi e piante carnivore. Sì, diciamo che è estremamente un middle grade, però è un bel malloppo. È composto da 5 libri, che sono la prima profezia, la profezia del flagello, la profezia del sangue, la profezia segreta e la profezia del tempo. Sembra interessante, ancora non l'ho nemmeno aperto, non sapevo nemmeno di cosa parlasse, quindi ok. Però c'è sempre il momento buono per iniziarli. Io mi sento altamente in imbarazzo a farvi vedere tutti questi libri che sto leggendo e che devo ancora leggere, tutte queste serie, perché non so se l'avete capito, ma io adoro le serie e mi piacciono, sì, ma fino a un certo punto gli standalone, quindi già. Purtroppo sarà così, io sono fatta così, mi dispiace. Comunque, se avete letto qualcuna di queste serie, fatemelo sapere nei commenti, perché sono molto molto curiosa. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione enorme e alla prossima.